Ciao persone glitterose e benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi vedete con lo stesso maglione del video precedente perché, come ho già detto, voglio registrare più video possibili. Ma ora bando alle ciance, sigla! The lie. You'll be wishing you would listen when you meet your. Come leggerete dal titolo, questo è un libro per ogni pizza bootleg, ideato da Never Ending Stories insieme alla Pinup dei libri. Ovviamente vi lascio sotto il link dei loro canali, come sempre. Qui ci sono 5 pizze, le 5 diciamo un po' più famose, e in base alla pizza c'è una frase a cui associare un libro. Ma iniziamo subito. Margherita, un libro. Leggo lì perché ho il quaderno lì. Un libro che va letto almeno una volta nella vita, e mi ripeto, ma bisogna leggerlo, ragazzi. 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness. Perché sì, bisogna assolutamente leggerlo una volta nella vita. Marinara, un libro che non si è rivelato essere come pensavi. Allora, premetto, qui avevo altissime aspettative, ma molto alte, perché a molte persone è piaciuto questo libro, ma a me no. Ho già fatto la recensione, se vedete più in giù nei video lo scoprirete cosa ne penso. E sto parlando di La verità sul caso di Eric e Bert, di Joel Dicker. Dicker, non so se si pronunci così. Comunque, questo qui. Avevo altissime aspettative, ma me le ha rovinate tutte, nel senso che non è come mi aspettavo io. Quindi sì. Capricciosa, un libro che ti ha dato dei problemi. Me li sta dando ancora adesso perché non sono ancora riuscita a finirlo. A parte che so già come va a finire, so già chi è il cattivo, so già cosa vuole fare, e quindi non riesco a finirlo anche per quello. Sono arrivata qua. Qui ho letto tantissimo, devo dire. Sto parlando di Lady Midnight di Shadowhunters di Cassandra Clare. Perché non mi piacciono i protagonisti, non mi piace la vicenda che viene detta qua dentro, perché è uguale a Città di Ossa praticamente, perché c'è un cattivo che vuol fare del male e nessuno sa, diciamo, chi è, e poi si scopre chi è, bla 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 bla. Quindi è solo una ripetizione del primo con personaggi diversi. Poi Montanara, un libro che può essere definito completo. Anche qui mi ripeto un sacco, però non posso non citarvelo, è W di Jennifer Lee Carroll. C'è anche un seguito, però secondo me può anche essere letto come autoconclusivo, perché finisce che il mistero non è ancora risolto, però è il bello di questo libro. Shakespeare si chiamava proprio così, o era uno pseudonimo di qualcun altro? Chi lo sa? Per scoprirlo dovete leggere questo, ma anche il secondo, perché penso che si scoprirà nel secondo, o comunque in qualche modo. Ed è bellissimo, questo è completo, nel senso che c'è suspense, c'è una storia d'amore, c'è un giallo da risolvere, ci sono degli omicidi da risolvere, e c'è appunto il caso di Shakespeare da risolvere, e cioè è completo, non può non essere completo. Pizza alla Nutella, un libro che trasuda dolcezza. È il terzo di questa saga che io ho letto e mi è piaciuto un sacco, pur non essendo del mio genere preferito, e sto parlando di un amore di Angelo, scusate, della trilogia Innamorata di un Angelo di Federica Bosco. Questo appunto è il terzo, e il primo è Innamorata di un Angelo, il secondo è Il mio angelo segreto, e questo è Un amore di Angelo. Secondo me il terzo è il più dolce di tutti e tre i libri. Non mi ricordo esattamente di cosa parli il terzo, la storia la so a grandi linee perché l'ho letto un po' di tempo fa. Qui c'è ancora il bollino, però non sono riuscita a toglierlo, vabbè, lo toglierò quando ho tempo. E niente, questo libro secondo me è il più bello dei tre, anche perché conclude questa storia ed è bellissimo. Se non l'avete letto, leggetelo, soprattutto se amate comunque le storie romantiche, e niente, leggetelo. Ok, questo breve booktag finisce qui. Ringrazio Emanuele dei Never Ending Stories e la Pinup dei libri per averlo ideato, e alla prossima. Ciao persone glitterose!